Oltre all'albergone, oggi presente a questa inaugurazione del Talamone, il Presidente della Regione ha parlato molto bene del prossimo evento di Capitale della Cultura che si farà tanto. Ecco, ci aggiorni un po' delle ultime novità, come vede lei dal punto di vista globale questo evento? Io vedo che finalmente si è partiti, siamo immediatamente al lavoro col Presidente Minio e tutto il Consiglio di Amministrazione, col Sindaco, la Giunta, stiamo andando veramente a passi spediti, non c'è nessun problema di ritardo, non ci sono difficoltà legate ai tempi eccetera, c'è un gran lavoro da fare, ma tutte le condizioni per fare del 2025 un anno di una grande ripartenza della città di Agrigento e di tutti i comuni della provincia. Ecco, il nuovo staff, il nuovo CDA come diciamo organizzerà l'evento? Il Consiglio di Amministrazione si è appena insediato, si sta lavorando a tutta la dimensione amministrativo-burocratica di creazione della fondazione e di avvio dei lavori. Nel frattempo è già ripartito il processo di raccordo con tutte le istituzioni, le associazioni private, le imprese, il mondo del turismo, della città e del territorio, per riprendere la progettazione comune di tutto questo processo che già comunque all'interno del dossier di candidatura un progetto chiaro da realizzare. Ecco, si parla di un cartellone che si deve realizzare, molti si lamentano che ancora insomma non si è fatto poco. Il cartellone è una piccola parte del processo di candidatura. Quello che noi dobbiamo realizzare è introdurre meccanismi di cambiamento e moltiplicatori economici, culturali e sociali della città. Si partirà immediatamente invitando gli artisti a visitare il nostro territorio e a ragionare su come realizzare le opere secondo quelli che sono i principi del dossier di candidatura e via via si costruisce il programma a partire dai 44 progetti che già esistono e che verranno poi accompagnati da altre attività che si realizzeranno.